La mostra nasce a seguito della proclamazione dei genitori di Teresa Beati. Siccome c'era un interesse attorno alla figura di Teresa già fatta diverse volte, diversi anni fa, al meeting, si seguiva da vicino anche l'evolversi nel frattempo del processo attorno ai suoi genitori. E quindi è diventata quasi obbligatorio essere stata fatta una mostra anche su di loro per capire ancora meglio chi è Teresa di Gesù Bambino. Cosa dice a noi contemporanei la vita dei coniugi Martin? Che cosa ci insegna? Ci insegna innanzitutto che la santità è vera ed è possibile, che Dio non chiede l'impossibile a nessuno. Quindi se siamo chiamati in forza del battesimo ad essere santi, che questo è il nostro impegno, la santità è possibile anche per chi si sposa. È possibile una santità nella vita coniugale, è possibile una santità del lavoro, è possibile la santità dell'educare i figli. Questi due coniugi dicono al nostro mondo attuale la possibilità reale di un percorso di santità fatto di quotidianità, di lavoro, di educazione, di figli. Tutti questi problemi non sono estranei alla santità.